Luca Mercadini, capo redattore sport del Corriere dell'Umbria. Allora Luca, Perugia che dopo la bella prestazione di Crotone tutto sommato ha deluso, forse in mettere troppi nuovi tutti insieme ha provocato qualche problema. Io ho sentito che era un po' il leitmotiv in tribuna stampa, sì, un ragionamento che questo ci può stare, chiaramente Bisoli però avrà voluto provare subito giocatori, aveva smania di vedere calciatori che hanno personalità, che hanno qualità e ha provato a metterli tutti insieme. Nella ripresa la partita poi primo tempo diciamo che è andato via molto stancamente, su un equilibrio più che altro tattico, poi con l'uscita dall'espulsione del giocatore dello Spezia, quindi in 10 uomini a squadra di Di Carlo, ha ripresa un pochino cambiata la partita, anche se diciamo la pressione forte il Perugia l'ha fatta quando Bisoli ha, credo giustamente, tolto un difensore per inserire Ardemagni, perché a quel punto con il solo Calaiò davanti era inutile giocare con i tre centrali per un giocatore solo, quindi a quel punto con un 4-3-1-2, perché Aguirre ha giocato leggermente dietro ai due, ha cercato di mettere pressione allo Spezia e poi ha cambiato nuovamente perché ha fatto 4-3-3, perché Aguirre si è spostato largo con Bianchi, lui e Ardemagni è rimasto al centro, però paradossalmente ha avuto due clamorosissime occasioni lo Spezia per passare, dove è stato molto bravo Rosati, quindi credo che alla fine il punteggio di 0-0 ci possa stare. Certo c'è un po' di delusione e rammarico perché dopo quello che si è visto a Crotone ci si aspettava di più. Diamo però riconoscimento anche allo Spezia, che è squadra organizzatissima, squadra che gioca sempre la palla a terra e che oggi Di Carlo ha la vita praticamente sulle fasce, perché a destra il Perugia, la catena di destra proprio non ha funzionato, è stata neutralizzata. Beh, ma è chiaro che una delle prerogative del Perugia sono le fasce, a destra con Del Prete e la sinistra con Spinazzola, quindi lo Spezia era gioco forza che naturalmente sapeva della forza del Perugia, quindi ha provato certamente a neutralizzare quelle che erano le prerogative della squadra di Bisoli. Non dimentichiamo che lo Spezia a sinistra ha un signor giocatore, forse uno dei migliori terzini del campionato, che è migliore, che è uno che non solo sa difendere ma sa anche attaccare, non a caso ha avuto l'occasione lui alla fine, dove è stato molto bravo Rosati e ha fatto una partita super dalla parte di Del Prete. Poi dicevamo dei cambiamenti tattici, quando poi il Perugia si è portato con i tre davanti ha cambiato anche Di Carlo, perché ha inserito praticamente il quinto difensore a protezione così del risultato di 0-0. Sì, grande qualità e palleggio che va riconosciuto allo Spezia, anche se devo fare un appunto a formazione ligure, poi bisogna anche cercare di più la verticalizzazione e la concretezza, dove secondo me è mancata la formazione ligure, perché sì, è vero palleggio, è vero tanta qualità, ma poi se non riesci a trovare la via del gol, come spesso gli capita in questo campionato, diventa dura. Grazie, ringraziamo Luca Mercadini del Corriere dell'Umbria. Ah, Federico Ricci, Sport Perugia. Federico, un po' di amaro in bocca per questo 0-0, perché anche al di là del risultato la prestazione non è stata brillantissima, e anzi per lunghi tratti lo Spezia ha avuto un possesso palla, per quanto sterile comunque, che ci ha impedito ogni tipo di ripartenza e ricostruzione della manovra. Ma è stata una partita molto opaca, giocata a ritmi molto bassi da parte del Perugia. Lo Spezia, come hai detto tu, si è difeso molto bene, anche in 10 uomini ha chiuso tutti gli spazi, non ci ha impedito di ripartire. Perugia si è affidato a qualche fiammata, soprattutto a quelle di Aguirre. L'uruguaggio è sembrato in palla e è stato l'unico che ha cercato la via del gol ripetutamente nella ripresa. Ripresa giocata a bassi ritmi anche quella, nonostante. E dei nuovi sicuramente l'uruguaggio ha mostrato qualcosa di buono. Bene anche Perčić, il bosniaco ha dettato i tempi del centrocampo, ha aggiustato palla. Da rivedere Molina, mi è sembrato lontano, forse in ritardo di preparazione. Mi dispiacerebbe che fosse accantonato Zebli, perché comunque è un gioiello del Perugia e spero che sia stata solo una scelta provvisoria quella di oggi. È comunque un punto che fa classifica, sperando che davanti non corrano troppo. Speriamo, grazie a Federico Ricci di Sport Perugia. Allora, Antonello Ferroni, 0-0,
deludente, però a rileggere la partita si vede che lo Spezia ha giocato una partita che doveva, ha nascosto il pallone, ha giocato palla a terra, ha inaridito le fonti, le fasce del Perugia e era sempre primo sulle palle. Tu dai giustamente il merito che lo Spezia ha allo Spezia, io do anche una buona parte di demerito al Perugia e mi spiego, soprattutto nel secondo tempo, i primi 20-25 minuti del secondo tempo il Perugia non doveva regalarli tra virgolette allo Spezia, nel senso avrebbe dovuto giocarli come gli ultimi 20 all'arma bianca, all'assalto, creando tutte le palle gol che prima non erano state create per una questione proprio di atteggiamento, tra virgolette, atteggiamento che poi comunque, ripeto, i meriti dello Spezia sono assolutamente indiscutibili. Nel primo tempo per larghi tratti lo Spezia ha fatto la partita, quindi il Perugia l'ha lasciato che facesse la partita aspettandolo con uno schieramento molto prudente, forse troppo. Ecco, questo è un pochino il rimprovero che faccio alla squadra. Poteva essere una vittoria soprattutto nel secondo tempo con l'uomo in più, questa vittoria non è arrivata perché non è stato sfruttato bene quello in più. Negli ultimi 20 minuti c'è stato un vero cambio di marcia e si è visto che cosa avrebbe potuto fare prima il Perugia e che comunque ha rischiato anche di vincere, così come è naturale quando attacchi rischia anche qualcosina in difesa e alla fine nel secondo tempo ha rischiato addirittura, poteva addirittura perdere la partita. Insomma, comunque chi non rischia non rosica. Io sono dell'opinione che se si vuole veramente riuscire a ottenere l'obiettivo dei playoff bisogna cambiare marcia a livello proprio di cammino e di mentalità, cominciare a prendere visione, prendere coscienza della propria qualità che in questo momento è molto elevata ed è sicuramente superiore alla posizione di classifica. I nuovi come li hai visti? Allora, molto bene Aguirre, sinceramente mi ha riempito gli occhi perché è un giocatore che prende palla e tira da qualsiasi posizione con una precisione, una potenza e anche una grande gamba. Sicuramente ti lascia una bella impressione. Poteva essere, è lui che ha suonato la carica, è stato Aguirre che ha suonato la carica e ha trascinato il Perugia. Molto bene anche Persic, un po' scolastico forse nelle giocate, ma giocatore indiscutibile, molto bravo tecnicamente e capace non solo di dare ordine ma anche di illuminare, che non è poco, si è visto. Penso che quando entrerà in forma, ricordiamo, questa è la sua prima prestazione stagionale, quindi 90 minuti comunque se l'è giocati anche lui. In grossa difficoltà fisica Molina, che però come giocatore non si discute, intendiamoci, però forse ecco qui discutibile la decisione di fargli giocare 90 minuti in quella condizione, però è anche vero che abbiamo visto che è stato un diesel ed ha giocato meglio nella ripresa rispetto al primo tempo, quindi evidentemente è anche un problema di affiatamento, di gamba, di condizione, ma non solo. Comunque il giocatore non si discute, deve crescere da quel punto di vista, è un giocatore importante di quantità e di qualità. E poi abbiamo visto Guberti che non era evidentemente pronto fisicamente e anche qui ha pagato, ma d'altronde lì c'è una situazione anomala perché 3 anni non sono 3 mesi e 3 anni evidentemente richiedono più tempo, dovrà entrare più gradualmente nei meccanismi, ma il giocatore è importantissimo e sono convinto che dovrà risultare determinante, importante. E basta, ecco, i nuovi sono questi, se non sbaglio mi sembra che te l'ho letti tutti. Credo che hanno elevato indiscutibilmente il tasso di qualità di questa squadra, che a questo punto non si deve e non si può assolutamente nascondere. E credo sinceramente che debba anche cambiare qualcosina a livello tattico in queste partite, quando trovi avversari. Perché buone squadre, la Spezia è un'ottima squadra, una squadra che può puntare sicuramente ad andare in alto, ma è una squadra come altre 7-8 di questo campionato, cioè con squadre del genere bisogna comunque sentirsi quantomeno alla pari e giocare in maniera un pochino più spregiudicata, perché a questo punto i punti contano per i playoff. Allora, Remo Gasperini, il messaggero. Remo, Perugia che frena un po' dopo l'accelerazione di Crotone, tutto merito dello Spezia o c'è qualcosa che il Perugia può rimproverarsi? Beh, merito dello Spezia di sicuro, perché è una squadra molto tosta che anche in 10 non sa difesa e basta, pure rischiato di vincere. E oggi non mi è piaciuto il Perugia, perché non ha, per oltre un'ora non aveva tirato in porta la squadra, e questo può dipendere dal fatto che c'erano tanti nuovi che quindi ancora non si conoscono, però insomma è stata una partita abbastanza deludente.
Senti, la chiave tattica probabilmente è stata sulle fasce, perché Di Carlo è stato bravissimo a imbrigliare soprattutto a destra del prete, quindi Perugia lì è morto, non ha avuto molta sostegno da parte di Molina, che ha subito l'impatto della prima partita di fatto col Perugia, però il Perugia avrebbe dovuto cercare qualcosa di più, perlomeno sul piano del ritmo e dell'intensità. Beh, Del Prete ha trovato un migliore dalla sua parte, e quindi è stata migliore oggi. Qualche accelerazione di Spinazzola abbiamo visto, ma le mezzali non si sono buttate dentro, questo è il problema. Ha fatto Della Rocca 2-3 volte, ma di sicuro è mancata l'altra mezzala, questo è fuori di dubbio. Molina aveva iniziato non benissimo questa partita, poi si è ripreso un po' sulla tre quarti del tempo e ha finito in debito l'ossigeno, si è visto chiaramente. Ho visto un Percic abbastanza didattico ma molto preciso, quindi non ha demeritato in questo esordio, mentre invece non c'è stato il coraggio di attaccare anche con più uomini. Questo mi è sembrato che è apparso evidente. Lo Spezia ha raddoppiato molto, soprattutto nel primo tempo ha chiuso tutti gli spazi lontano dalla propria area di rigore, questo è stato importante. Bianchi ha fatto un lavoro sporchissimo e faticosissimo, e poi alla fine si è visto che non gliela faceva più. E buona impressione per Aguirre, che negli ultimi 20 minuti ha tirato più lui che tutti quegli altri nel corso della partita. Non è stata una partita soddisfacente, il tempo per rifarsi ci dovrebbe essere, anche perché per fortuna non sono andate via, la terza non è andata via, e quindi il discorso dei playoff, che sembrava potesse anche rischiare, sì, c'è ancora, quindi il tempo c'è. Certo che bisogna vedere un Perugia un po' più brillante, anche più propositivo, perché altrimenti è difficile pensare di fare un finale di campionato importante. Ti chiedo solo tre cifre, da 1 a 100, quanto daresti al Perugia prima del mercato, al Perugia dopo il mercato e al Perugia che sarà con i rientri dei infortunati di lungo periodo, quindi Parigini, Fabinho e Drolet? Il voto alla squadra e come si comporta? No, le potenzialità. Beh, adesso dopo il mercato penso che 6,5-7 glielo diamo dopo il mercato, prima era un 6 stiracchiato. Con il rientro di Parigini, Drolet e Fabinho, diventa un discorso diverso, potrebbe essere 7,5 oppure potrebbe essere anche male, bisogna gestirli bene questi giocatori, perché dopo c'è da fare scelte importanti, anche adesso ci sono da fare scelte importanti, ma per Bisoli è un lavoro impegnativo, poi decidere con Drolet con Parigini e con Fabinho disponibili chi scegliere e per quale gioco sceglierli. Grazie, ringraziamo Remo Gasperini nel messaggio. Corriere dello Sport, Luca Robertoldi. Claro, una partita che costituisce un piccolo passo indietro rispetto alla prestazione di Crotone. Certo, oggi lo Spezia ha giocato come sa, squadra che con la palla sono maestri, occupano bene gli spazi, fanno i movimenti giusti, intasano il gioco, le linee di passaggio, però insomma per già mancato qualcosa. Sì, intanto lo Spezia è una squadra organizzata, è una squadra forte con belle individualità davanti, estremamente pericolosa come si è visto nel finale, per fortuna che non ci hanno fatto la beffa, perché Rosati ha fatto un paratone. A noi che cosa è mancato? Come hai sentito, Bisoli ha detto che è mancato l'attacco al secondo palo, ma secondo me invece è mancato l'ultimo passaggio. È una squadra fatta di giocatori, oggi c'erano molti nuovi, io ho dato a tutti la sufficienza e al bosniaco, a Prisic, ho dato 6,5 perché mi è piaciuto la sveltezza, le aperture che ha fatto, anche se alcune ha sbagliato la misura. E sai, innestare tre giocatori nuovi su una struttura non è facile, e forse è mancata anche questo, la tenuta delle distanze. In più il primo tempo l'abbiamo giocato con un uomo in meno, perché Gumberti si è fatto male quasi subito e poi l'ha cambiato al 35esimo. Però io non drammatizzerei su questi mezzi passi falsi, perché sono una cosa che in Serie B succede continuamente. Giustamente Bisoli ha messo il dito sul fatto che
non vincendo, e ieri lo aveva detto, meglio pareggiare che perdere, pur non vincendo ha approfittato di questa giornata in cui le avversarie dirette hanno perso per avvicinarsi ancora un pochino. Certo, non bastano i pareggi, ci vogliono le vittorie, il campionato va avanti e quindi i tempi di recupero si accorciano, però io sarei ottimista, non mi abbatterei per queste situazioni. I nuovi lasciano sperare bene, ripeto, Molina è cresciuto alla distanza, all'inizio non mi era sembrato brillantissimo. Il bosniaco ha giocato bene sia in fase di costruzione che di chiusura. Aguirre è un puledro, come tutti i giocatori sudamericani, poca tattica, molta tecnica, però ha un bel fisico, corre, ha chiuso anche diverse volte in difesa, quindi sono giocatori che possono tornare utili, non abbattiamoci e guardiamo avanti con serenità. Ecco, in avanti c'è il nuovo Perugia, quello che è uscito dal mercato di gennaio. Faccio anche a te la domanda che ho fatto già al collega Gasperini, e sono tre numeri che mi devi dare. In centesimi, quant'era la potenzialità del Perugia prima del mercato? Quant'è quella attuale? E quanto sarà quella quando ci saranno i rientri degli infortunati di lungo corso, cioè Parigini, Drolè e Fabinho? Beh, la risposta è molto chiara, cioè se noi guardiamo il percorso delle partite sino ad oggi e valutiamo questo per solo questa partita, diciamo che le potenzialità di prima erano più alte, perché Di Carmine ha avuto una continuità di gioco maggiore, Aguirre è arrivato solo adesso, Guberti ha giocato 35 minuti, però ripeto, noi abbiamo giocatori forti in questo momento ancora non esplosi come Aguirre, che può esplodere. Speriamo che Guberti non si sia fatto troppo male, perché sennò perdiamo un altro giocatore, e poi col rientro di Parigini, Drolè e Fabinho sulle fasce abbiamo tutta un'altra musica, e quindi anche questo va considerato. Se tu mi chiedi una risposta secca su quello che si è visto nella prima fase del campionato e quello che si è visto oggi, perché oggi La potenzialità in proiezione, direi che non perdiamo tantissimo. Io Di Carmine avrei preferito, detto fuori dalle righe, proprio perché Ardemagni e Bianchi hanno caratteristiche grosso modo analoghe, avrei preferito avere ancora Di Carmine, però le situazioni di mercato sono state queste, e quindi credo che Perugia abbia accettato di... D'altro canto Ardemagni è un giocatore che ha molta grinta, molta determinazione, forse in alcuni momenti, quando ci sarà da spingere come oggi sotto la porta degli avversari, oggi non è andata bene, ha sbagliato una palla ghiottissima sull'assist di Aguirre, ha dato un colpo di testa dritto per dritto, anzi di lato, visto che l'ha mandata sul fondo, era sull'angolino dell'area piccola, avrebbe potuto sfruttarla meglio, però è un giocatore che non si discute, e poi ama fortissimamente il Perugia, come abbiamo visto, e speriamo che prima o poi ritrovi con continuità la via del gol. Grazie, ringraziamo Elio Clero Bertoldi del Corriere dello Sport. Giulio Naddi, Grifo Stadium. Giulio, il tuo giudizio su una partita, perché in sala stampa abbiamo sentito campane controverse, il punto è guadagnato, la prestazione non è eccellente, ma alla fine in un campionato difficile come la Serie B, pareggiare contro lo Spezia può comunque aiutare a progredire in classifica. Sì, in fondo Daniele è un punto in più, si va proprio ad una lunghezza dai playoff, penso che sia l'aspetto più importante della giornata, in una partita che il Perugia poteva vincere ma poteva anche perdere, perché alla fine lo Spezia ha creato due occasioni importanti nel finale, una situazione dubbia anche nell'area del Perugia sul contatto tra Belmonte e Calaiò, fermo restando che comunque il Grifo ha cercato in tutte le maniere di sbloccare il risultato proprio a metà della ripresa, quando la formazione di Bisoli ha prodotto il massimo sforzo, anche avvantaggiata dalla superiorità numerica per l'espulsione di Pulzetti nel primo tempo. Io sinceramente sono
soddisfatto perché oggi il Perugia ha giocato con tre nuovi giocatori dal primo minuto, un centrocampo quasi completamente nuovo con una mezzala come Molina che ha fatto bene nella ripresa, ha recuperato palloni importanti e Perčić ha messo ordine nella manovra, un giocatore molto puntuale in fase di impostazione ma anche nelle chiusure. Credo che con questi giocatori il Perugia potrà recitare un ruolo da protagonista nei playoff. È normale che c'è un po' l'amaro in bocca per non aver sfruttato lì davanti delle occasioni interessanti, soprattutto con Ardemagni sulla conclusione di Aguirre. Bisoli è stato molto bravo a sottolineare la forma non proprio smagliante di Aguirre, un giocatore che gioca soltanto palla a tre piedi, quindi occorrerà aspettare questo attaccante che è arrivato in prestito dall'Udinese, ma credo che il bilancio sia complessivamente positivo, si può fare chiaramente molto di più. Ecco, ti chiedo un'analisi in cifre delle potenzialità al di là dell'esito della partita di oggi, di quello che abbiamo visto, che ovviamente è poco indicativo. Quanto valeva il Perugia prima del mercato? Quanto vale il Perugia oggi, potenzialmente? Quanto varrà quando avrà recuperato gli infortuni di lungo corso, e cioè Parigini, Drolet e Fabinho? Secondo me il Perugia con questo organico, se noi lasciamo per un attimo gli infortuni di Drolet e Parigini, vale secondo me almeno la quinta, sesta piazza. È un Perugia che non avrà problemi a raggiungere i playoff. Tra due mesi avremo un quadro ancora più chiaro. Purtroppo il tempo passa in fretta e siamo ormai nella fase della girone di ritorno, quindi speriamo che Parigini e Drolet possano ritornare il prima possibile, non credo prima di due mesi. La speranza è che quando torneranno questi due esterni fortissimi il Perugia sia già stabilmente in zona playoff e possa giocarsi magari una posizione importante negli spareggi promozione. Rispondendo alla tua domanda, il Perugia è uscito davvero molto rinforzato dal mercato, perché in questo momento bisogna davvero diverse alternative interessanti a centrocampo. Oggi hanno giocato Molina e Perčić, Zebli avrà le sue occasioni, avrà il modo per mettersi in evidenza e sicuramente ci saranno le circostanze favorevoli per Livoriano. Taddei è un giocatore che rimarrà utilissimo in partita in corso, ma in questo momento le chiavi del centrocampo sono proprio del franco bosniaco, che non a caso gioca ormai stabilmente la nazionale della Bosnia, ha giocato moltissime partite in Liga ed è il nuovo leader del centrocampo. Grazie, ringraziamo Giulio Nardi, Grifo Stadium.